Buongiorno a tutti, benvenuti a questa celebrazione della festa delle Forze Armate. Come sapete, normalmente l'anticipiamo anche, ma quest'anno, avendo la coincidenza col giorno dei morti, l'abbiamo posticipata. Ringrazio innanzitutto tutte le autorità intervenute, in particolar modo appunto le Forze Armate presenti tutte, che a così un grande apporto danno anche sul nostro territorio tutti i giorni, le associazioni combattenti e reduci, tutti quanti le associazioni combattentistiche d'arma che intervengono e anche tutte le altre associazioni presenti. Il giorno della celebrazione delle Forze Armate chiaramente ha sempre assunto un valore particolare per quello che riguarda anche la celebrazione dei nostri caduti durante il primo conflitto mondiale e un po' tutti i caduti comunque di tutte le guerre, tant'è che fra poco, come sempre, faremo un piccolo spostamento verso il cimitero per depositare la corona appunto che ricorda tutti i nostri caduti. Questo credo che sia veramente un punto molto importante. Quest'anno sono 100 anni che ricorre l'inizio della prima guerra mondiale. In realtà per l'Italia, come sapete benissimo, sarà il prossimo anno, il 24 maggio del prossimo anno, ricorderemo quello che è stato l'inizio del conflitto per quanto riguarda la nostra popolazione. E proprio in questo senso io credo ci sia un obbligo di ricordare i nostri caduti, ma anche tutti coloro che poi vissero la guerra a casa, non direttamente al fronte. L'altra sera mi confrontavo con Don Francesco Pasetto, che sul tema proprio dei caduti della Prima Guerra Mondiale e dei ricordi della Prima Guerra Mondiale ha scritto un piccolo libretto che si chiama La Prima Guerra Mondiale nel ricordo dei combattenti, e che fra l'altro noi vorremmo arrivare a ripubblicare in vista del prossimo anno, assieme anche ad altre piccole pubblicazioni che esistono già e che secondo me sarebbe bello anche nello spirito del nuovo comune di Prato Vecchio Ostia riunire assieme. C'è un'altra pubblicazione che è stata curata tanti anni fa da Angiolino Bartolini, che si chiama proprio Per non dimenticare, e anche in questo senso vorremmo veramente tutte riunirle per il prossimo anno e fare una pubblicazione che ricordi davvero i nostri caduti, ma anche tutto quello che veniva vissuto. Dicevo, Don Pasetto mi raccontava che quando sono andati a fare queste interviste alla casa di riposo, allora, tante persone che oggi poi non ci sono più, in realtà aveva avuto un piccolo inconveniente, perché le signore che avevano la stessa età dei combattenti che erano ricoverati si erano arrabbiate tantissimo perché le interviste venivano fatte solo agli uomini e non invece alle donne, e loro si erano arrabbiate molto dicendo: ma perché mai? Anche noi la guerra l'abbiamo vissuta a casa, tirando avanti le famiglie, i poteri, le attività lavorative. Ecco, credo che sarebbe bello da qui al 24 maggio del prossimo anno recuperare un po' tutto questo. Voi sapete che noi stiamo iniziando a percorrere un processo di recupero della memoria, perché vorremmo realizzare questa banca della memoria, ci stiamo già muovendo, e credo che questa occasione, proprio il periodo da qui al 24 maggio prossimo, potrebbe essere l'occasione per cominciare proprio da lì, dai ricordi della Prima Guerra Mondiale, raccogliendo tutto quello che è già stato fatto
tutti i nostri caduti, tutti i nostri decorati al valor militare. Anche qui ho un'altra pubblicazione stamani della provincia di Arezzo che ricorda quanti sono stati i nostri decorati al valor militare, caduti e non. Ecco, facciamo veramente tutti assieme, anche in questo spirito nuovo del Comune di Prato Vecchio Stia, un'operazione di recupero della memoria, perché poi noi saremo anche ciò che siamo stati, partiamo da lì. La presenza delle Forze Armate oggi ovviamente vuole testimoniare questo legame con il passato e con lo spirito di sacrificio che tante persone, i nostri nonni, hanno mostrato su tutto il territorio del Nord Italia durante la Prima Guerra Mondiale. In questo senso vorrei anche riuscire ad organizzare proprio dei viaggi che vadano a ripercorrere, diciamo così, quelli che sono stati anche i luoghi dove si è combattuto. Come sapete ci sono anche dei percorsi molto belli sulle Alpi che ripercorrono proprio la Prima Guerra Mondiale e fa impressione, spesso andando a vederli, non so se qualcuno di voi c'è stato, capire le condizioni in cui queste persone durante la Prima Guerra Mondiale hanno vissuto, spesso per anni, in cima alle montagne. Io personalmente sono particolarmente impressionato dalle zone dove venivano posizionati i cannoni. Io sono un tenente d'artiglieria, dico lo sono perché poi in realtà è in soffitta da non so quanti anni, 17 anni, ma credo lo si resti un po' sempre. E vedere veramente le casematte dove erano posizionati anche i cannoni a migliaia e migliaia di metri d'altezza fa veramente effetto, pensare a cosa hanno vissuto allora. Ecco, io credo che sarebbe bello proprio riagganciarsi a tutto questo, in un percorso che ci porti il prossimo anno a celebrare anche con i nostri giovani quello che è l'effettivo centenario di entrata nella Prima Guerra Mondiale. In un percorso che mi auguro ci porti poi nel 2018 a celebrare invece la conclusione della Prima Guerra Mondiale, facendo un po' un excursus di tutti quelli che furono gli anni. È un modo per ricordare, ma è un modo anche per agganciarsi al presente, perché poi oggi è la festa delle Forze Armate, non soltanto una celebrazione dei caduti di allora. E quindi qui il mio ringraziamento, veramente il mio pensiero va a tutte le Forze Armate, a tutti coloro che si impegnano tutti i giorni, carabinieri, finanzieri, poliziotti, corpo forestale dello Stato, tutti coloro, i vigili del fuoco, tutti coloro che tutti i giorni rischiano anche la vita e purtroppo spesso tuttora la perdono in vari teatri, sia in Italia che anche all'estero, in operazioni spesso anche un po' silenziose, di cui non c'è grande risonanza. I nostri Marò, voglio dire, che sono detenuti in India tuttora, sono passati un po' alla ribalta perché è un caso clamoroso. Ma altrimenti la loro azione di monitoraggio della pirateria in giro per i mari non sarebbe minimamente stata notata, non avrebbe fatto notizia. Ecco, io credo che oggi il pensiero debba andare soprattutto a tutte queste persone che vestendo la divisa difendono non soltanto l'Italia, ma anche la pace in giro per il mondo tutti i giorni con grande spirito di sacrificio. Quindi un grande grazie a loro che li rappresentano, a voi tutti. Augurandosi veramente che sempre più la loro azione diventi meno necessaria, nel senso che chiaramente si spera a tutti che le nostre condizioni vadano sempre a migliorare e che quindi ci sia sempre meno bisogno di questi interventi. Thank you.
Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi.